abbiamo messo insieme i migliori giocatori più o meno delle tue avversarie e vorremmo che scegliessi uno alla volta, magari quello che ti ha messo più in difficoltà nella preparazione della partita, nella sfida diretta con la Libertas, partendo dai playmaker. Allora, aspettami, ti Com'è andata? prendo la lista, ti prendo la lista. Qua è pick your poison, coach, Vai. cioè ci devi raccontare qual è il quintetto che non vorresti affrontare con la tua Vabbè, Libertas. se mi mettete la schermata di prima, mi siete Allora, d'aiuto. la schermata è una lista per la chat perché chiaramente è comprensibile che non si conoscano tutti, ragione di spazi, i nomi non ce li abbiamo potuti mettere, lo diciamo onestamente. Te li Cominciamo dico dai io. play. Vai, vai, coach, se li sai a foto, vai tu. Allora, playmaker Rossi, Venucci e Rubini, Bravo, 10. promosso. Allora, Promosso. Rossi è un giocatore che stimo tantissimo fin dalle giovanili di Milano. Rubini è un grandissimo talento e ha un avvenire roseo come Barnesi, ma scelgo Venucci Wow. perché Mattia sta facendo un campionato incredibile. E sta settimana qui ci ha fatto un po' girare la testa in sede di preparazione della partita, per cui dico Venucci. Io prenderei Mister All Around Rossi, però Venucci anche piacerebbe tanto, insomma. Le guardie, vediamo se prendi 10 anche qua. Qua è facile, dai. Chi era Piccone Peroni? Ale. Chi era talento indiscusso, Piccone. Grande mentalità, da quello che mi dicono, io l'ho avuto a un raduno della nazionale a Pescara tanti anni fa e Peroni lo conosciamo tutti bene, Michele, non c'è bisogno di presentazioni. E L'americano dirigevano. cosa? E l'americano di Vigevano. È l'americano di Vigevano, ieri sera la stava riaprendo da solo e dico Piccone. Ah, quindi proprio Piombino alla grande. Sì. D'altronde, se c'è qualche mio giocatore che mi ascolta, è domenica, dobbiamo giocarci contro, non vorrei che si dimenticassero. La stima che gli A porti. tal proposito, fanno 50 punti in due questi, quindi bisogna trovare il modo per fermarli. Attenzione anche agli E altri, il tra l'altro, qualcun terzo, e altro. occhio al terzo allora. Eh già. E ali piccole, coach? Tra i due litiganti, il terzo gode. Allora, D'Alessandro, Alibegovic e Loschi. Loschi l'ho avuto da bimbo alle giovanili della Benetton. Alibegovic non ci ho mai giocato contro e spero che di non avere traumi domenica. E prendo Lollo D'Alessandro. Ok, Ok, che è stava facendo anche la un'altra mia. stagione clamorosa. È anche la Clamoroso, mia scelta, clamoroso. infatti, d'accordissimo. Qua è un po' più Gran difficile che mi videomaker, pare. Lollo D'Alessandro. Gran Sì, videomaker, quello oltre proprio. che grande Occhio. giocatore, sa fare una stagione di quelle Se servirà veramente. come vice, occhio, ti può essere utile. E ali grandi, un po' più complicata perché forse qua stanno i profili un po' più loschi, no? Nonostante loschi sta tra le ali piccole. Vai, Broglie, vai. Natali e Lobiondo. Lobiondo ci ha fatto perdere il derby d'andata. Siamo stati bravi a limitarlo nel derby di ritorno. Nicola Natali non lo devo presentare, certo io prendo Broglia. Perfetto, Anche io lo prendo, d'accordo con te, coach. per giocatore di conoscenza della pallacanestro assurda, vero? Ti piacciono Per quei giocatore di non l'ho mai profili? allenato, ma ho avuto modo di parlare con giocatori che ci hanno giocato insieme, con allenatori che lo hanno allenato, un grandissimo giocatore di sistema, un giocatore che è sempre al posto giusto al momento giusto e può giocare due ruoli, ma spesso nel sistema di Paolo Piazza è anche un playmaker aggiunto. Bravo, coach. Io dico che gioca a due ruoli, ma in realtà lui il ruolo suo è il playmaker. Quindi Esatto. se ce l'hai, hai un point center, puoi fare il gioco moderno se hai Broglia. Sicuramente. Se lo giochi da 5, ecco, i 5 a proposito dei centri. Abbiamo, chi abbiamo, coach? Allora abbiamo Giovanni Lenti, Tiberti e Arro e Marco Arrigoni. Allora, con Arrigoni mille battaglie, grande rispetto reciproco, grandissimo giocatore, ha dimostrato
di aver avuto un impatto nel sistema di Aarons terrificante. Secondo me Tiberti è il miglior bloccante e rollante del campionato, però io per un discorso affettivo prendo Giovanni Lenti, perché ci ho giocato contro tante volte a livello di settore giovanile, l'avevo firmato tanti anni fa quando dovevo andare ad allenare a Oleggio, cosa che poi non si fece per dei problemi miei familiari, e veniva dal settore giovanile da Fortitudo Bologna, abitiamo vicini a Livorno, ogni tanto ci vediamo, ragazzo super, ragazzo che secondo me è già pronto per la Serie A2. Così abbiamo fatto anche giustizia alla PL Livorno, Coach, nel quintetto ne abbiamo messo uno della PL, due di Vigevano, due di Piombino. Zambo, torna sulla grafica, perché io voglio anche il sesto uomo. Questo qui qui stiamo parlando della creme della creme, qui ci sono 15 giocatori, certo, che basterebbe eccezionali. Chiudere gli occhi, prenderli, qui fai i playoff sicuri, Chi è il sesto, coach? Sesto uomo di questi? Non lo so. Dammi la schermata, per favore. Vai, Zambo, eccola. Allora, tu hai preso finora Venucci, Piccone, D'Alessandro. Venucci, Broglia, Piccone, D'Alessandro, Lenti. Broglia e Lenti. Prendo Federico Lozzo. Ok, non è proprio la mia primissima scelta. No, però, sai, in un'ottica proprio di deformazione professionale, perché Federico può giocare tre ruoli in questo campionato qua, può giocare da due in un quintetto altissimo, da tre che è il suo ruolo naturale e da quattro tattico. Io l'ho detto così come deformazione professionale da allenatore. Stiamo parlando Chiera, Peroni, cioè sono tutti, come vi ho detto prima, giocatori di una qualità eccelsa. E io prendevo il killer Adrian Chiera e stavo a posto così. E non prendevi mica male comunque.